Due auto davvero super sportive, Alfa, oggi ci divertiamo, siamo in autodromo. Peccato che stanno facendo i lavori di ristrutturazione, quindi non possiamo andare in pista. Beh, sportivissime sì, però forse per la pista non proprio adatte, anche se la mia ha 585 cavalli, e la tua? Io mi fermo a 487, però in compenso ho una coppia mostro, 860 Nm, roba da stracciare l'asfalto. 860, io ne ho 740 di Nm, però 0-100 sta con 3,5 secondi. E tu? Io sono lì, 3,7. Comunque, adesso, non è che possiamo andare così per strada, tranne che in Germania, forse, dove tu arrivi anche a 260 all'ora, io mi fermo a 200, però c'è da dire che il gusto di guidare delle auto sportive anche per strada è notevole. Sì, e poi insomma c'è l'autonomia che conta, sono un po' più di 400 km per questa e... Anche questa, siamo lì, oltre i 400. Beh, allora un po' di strada possiamo farla, però se l'autodromo è chiuso, mi sa che io vado a provarla al lago, e tu? Ma io mi fermerò qua in zona, vediamo cosa riesco a trovare. Dai, andiamo a vedere come vanno. Il piccolo pony che corre sul muso di questa Mustang non mente, siamo di fronte a una vera sportiva, nonostante sia elettrica, anzi forse anche e soprattutto perché è elettrica, con prestazioni davvero impressionanti. Prestazioni che si possono apprezzare ancora di più in pista, dove la Mustang dà davvero il meglio di sé. Anche se realisticamente si tratta comunque di una vettura per famiglie e quindi raramente ci si reca sui circuiti con una Mustang di questa generazione. Il piacere di guidare questa GT sta tutto nei settaggi dello sterzo, delle sospensioni e anche dei freni. L'impianto Brembo è davvero portentoso, però rimane comunque sempre modulabile. La frenata è decisa, d'altra parte bisogna rallentare una massa importante e bisogna prendere le giuste distanze alla staccata, però questa Mustang è davvero uno spasso da guidare. Appena si sfiora l'acceleratore, beh, è come essere a Luna Park. All'interno l'abitabilità è generosa per 5 persone, d'altra parte il passo lungo garantito dalla trazione elettrica, che quindi prevede un pavimento creato dalle batterie, sostanzialmente ben 98 kW, di cui 88 pienamente utilizzabili, rende davvero spazioso l'abitacolo, compreso il bagagliaio che parte da 481 litri ma può essere ampliato a oltre 1400 litri, senza contare che c'è il frunk, come lo chiamano gli americani, ovvero il baule anteriore da 81 litri. L'abitacolo è ben studiato e impressiona lo schermo verticale, grande come quello di un computer, con il pomello della regolazione del volume ma anche della ventilazione incastonato proprio sullo schermo, che dà un carattere abbastanza innovativo. Non manca però un cruscotto, anch'esso digitale, sottile e molto completo, con tutte le informazioni che davvero servono per la guida. Lo sterzo è preciso e restituisce bene le caratteristiche del fondo stranale e soprattutto la risposta dell'avantreno, che è abbastanza veloce nel reagire ai comandi del volante. Così come le sospensioni, che sono magnetorologiche e che quindi sono molto reattive ai trasferimenti di carico, che in questo caso sono abbastanza importanti. Per ricaricare completamente le batterie basta meno di un'ora se ci si attacca a una colonnina in corrente continua che può erogare fino a 150 kW, che è il massimo che riesce ad acquisire questa Mustang GT. Altrimenti il caricatore di bordo da 11 kW richiede chiaramente diverse ore, ma per chi ha la wallbox in garage questo non è un problema. L'autonomia dichiarata di oltre 400 km effettivamente può essere raggiunta, ovviamente andandoci piano con l'acceleratore,
D'altra parte risulta un po' difficile, viste le caratteristiche di questi due motori elettrici, con una potenza complessiva di 485 cavalli e soprattutto una coppia spaventosa, 860 Nm. Questa Mach-E GT è una sportiva in tutti i sensi. Nonostante la massa importante, il rapporto peso-potenza è di 4,7 kg per cavallo, niente male. Certo, il prezzo non è alla portata di tutti, si parla di 75.000 euro di listino, più 1.000 per il tetto panoramico e qualche altro accessorio disponibile nella lista, ma la dotazione di serie è davvero completa e questa Mach-E GT è una vera e propria ammiraglia sportiva ideale per famiglie dinamiche, diciamo così. Buon sangue non mente, il pony che corre sulla calandra anteriore è una garanzia di sportività. Il marchio Mustang è stato il primo brand del gruppo Ford a darsi all'elettrico prestazionale e ci è riuscito veramente bene.